Il prezzo dei carburanti continua a salire e i consumatori scendono in piazza in tutta Italia, brandendo pentole vuote per protestare contro i rincari in tutti i settori che rendono sempre più difficile la vita di famiglie ed imprese. La benzina ha toccato un nuovo record, tornando a superare 2 euro al litro. Manca poco che accada lo stesso con il diesel. La sospensione delle accise e le tasse sui carburanti decisa dal governo nei mesi scorsi aveva permesso un calo del prezzo, ma adesso si impone nuovamente il reperimento di nuove somme per consentire un ulteriore controllo sul prezzo dei carburanti alla pompa. Le associazioni dei consumatori sono contrarie a quelli che definiscono interventi tampone, chiedendo invece provvedimenti definitivi. La verità è che c'è una grande speculazione in atto, dice al nostro telegiornale l'imprenditore saccense Giuseppe Curreri, proprietario della stazione di servizio di via Leonardo Sciascia. Ma le notizie non sono serene, perché è vero che c'è anche della speculazione finanziaria su questi prezzi del carburante, speculazioni che non sono fatte dalle società petrolifere, ma ancora più in alto dai broker e dagli intermediari europei. La situazione è difficile perché si prevede il taglio completo delle forniture dalla Russia e che porterà di nuovo ad una diminuzione a livello mondiale del petrolio. Per cui se non si riescono a trovare degli accordi internazionali per far sì che la produzione di petrolio venga aumentata dai paesi produttori, si arriverà ad un altro rincaro del prezzo del carburante.